contento. Sono contento, però mi dispiace tanto per Salif, perché la gioia di questo ritorno in campo è stato macchiato da una decisione esageratissima, come l'ha definita anche Massimo Boccucci. Ma chi se ne frega, no? Mettiamola così, vabbè, con tutto il rispetto, mettiamola sullo scherzo. Stato, vabbè, magari c'è la fallo, però non rosso diretto, però io... Hai toccato la palla poi? Sì, ho preso la palla, poi dopo si è prestato la sua gamba, però si è lasciato. Per me era giallo, vabbè, lasciamo stare, perché io sono troppo emozionato, sono troppo contento di aver fatto il suo esordio, l'importante è stato quello e di portare i tre punti a casa. Un esordio in cui hai cercato anche di andare in gol, fra le altre cose. Sì, gli ho detto sì, e poi mi è venuto in flash, proprio me l'ha messo una palla sul secondo palo, è stato un gol che ho fatto anche contro il Crotone due anni fa, mi è venuto un flash un po' simile, però ho preso un po'... La palla proprio detto interno, l'ho schiacciato, è andato un po'. Però va bene così, dai. L'importante di essere stato tornato in campo. Tra le cose, tre o quattro contrasti importanti, anche prima del presunto fallo che ha portato Maresca ad espellerti. Un paio di interventi decisi, importanti. Segno evidente che è stata superata anche quella fase, no? Sì, sicuramente, io ho cercato poi anche la scivola che ho fatto prima di fare il fallo, prima di essere Maresca mi ha buttato fuori, ho cercato di non pensarci proprio, perché poi è una cosa che diventa naturale, normale, l'importante è non pensarci più, perché alla fine io sono guarito, sto bene e sono felicissimo per il suo esordio. Quando ti sei chiamato, che hai pensato? È stata una cosa emozionante, ti giuro, io mi stavo proprio venendo i lacrimi. Poi è stato bellissimo vedere tutta la curva, tutto lo stadio a richiamarmi, a richiamare ancora il grande coro del Quincy, è stata proprio una bellissima cosa, io so solo che felice. E chi lo dimentica quel coro del Quincy? Senti, parliamo un attimo della partita, al di là voglio dire della importante giornata per Salif di Andà, che è ritornato in campo, la Ternana ha ritrovato sicuramente ha effettuato un acquisto importante nel mercato di gennaio. Ternana che ha gestito un po' malamente la parte finale del match. Sì, è stato un po'. Abbiamo avuto diverse parti di occasioni che potevamo concretizzarli in modo migliore, magari non rischiando di prendere il contropiede ogni volta. Però se magari doveva andare così, siamo andati un paio di volte, anche loro sono venuti un po' di volte, però noi siamo stati più pericolosi di loro, però la prossima volta bisogna cercare di essere un po' più cattivi davanti alla porta, perché poi di non rimpiangere dopo la partita di aver fatto delle cose magari non bene, no? Però l'ipotesi è andata bene così, abbiamo vinto la partita meritando e siamo felici. A chi dedichi questo tuo ritorno dopo 21-22 mesi di duro lavoro, di dura sofferenza, di tante ansie, di tante paure, a chi dedichi questo ritorno in campo? Io poi prima dedico alla mia famiglia, al signore di là, a mia ragazza, a mia sorella, al professore Edo, a tutte le persone che mi sono state vicine, alla società che mi ha dato anche la mano di sta qua di poter recuperare in tutti i sensi. Io ringrazio tutti e posso essere felice e cercare di andare avanti e tornare ancora più forte di prima. Senti, quella maglia di oggi sicuramente merita un posto particolare nella tua collezione, immagino. La maglia sicuramente, devo fare il quadro, lascio a casa, mi sono fatto fare le firme da tutti i miei colleghi, devo tenerla a casa, è tutta mia, di nessun altro. In bocca al lupo, complimenti davvero. Grazie a Salif, grazie. Siamo contenti quanto lui.